sedie mi devo alzare, ma c'è un sacco da pittare, per montare o assemblare, per dipingere e giocare, un altro mutuo devo fare, ogni uscita che disastro, mille pezzi, un altro nastro, pochi soldi, tanto amore, è la vita del pittore, siamo modellisti galattici, leading the hobby style, pure un corso ho pagato, alla gara sono andato, e nessuno mi ha cagato, un pennello serie 7, quattro amici, due birrette, le serate sono perfette, l'amorosa non fa caso, guarda male, storce il naso, ho comprato il caro caccia, questa volta si mi caccia, siamo modellisti galattici, living the hobby style, siamo modellisti galattici, sempre qui con te. Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche. Trasmettiamo in diretta dalla fiera di Modena, dal Modena Play, per un incontro a dir poco eccezionale. Abbiamo come ospite d'eccezione per questa nostra sfida, che hanno detto che avrei dovuto fare io, ma in realtà non i maestri, sai che niente di meno che l'astropate Nicola Sacco. Ragazzi, è un vero onore, voi non potete capire l'emozione di essere qui, poter grazie sfidare un mostro sacro dell'universo di Warhammer 40.000, uno che ne sa a pacchi. Grazie. E che veramente oggi ci ha concesso un po' del suo tempo, questo era un po' tutto il tempo. Vuoi dirci qualcosa? Vuoi presentarti un attimino, Nicolas, prima di iniziare questa sfida? Bah, nel senso, per chi non mi conosce. Ma non giuro che non ti conosco, ma giusto così, per l'onore della cronaca, voglio dire. Aspetta, beh, l'astropate, nel senso, io parlo molto di background, anche se mi sono spostato inizialmente da argomenti di news e rumors, poi ho detto, però la lore è bella. E quindi è molto interessante parlare di tutti gli aspetti di background, quindi parliamo noi momenti VG e diffondiamo la storia di Warhammer nell'universo. A questo punto, siccome anch'io mi occupo di background e ovviamente sul canale chi mi segue conosce la rubrica Storia dal Vecchio Mondo, che vi invito a seguire, ragazzi, perché è una rubrica, la più bella rubrica del canale, senza nulla togliere alle altre, ovviamente. A questo punto era necessario, vista l'occasione, un confronto, una sfida. Certamente. E quale sfida migliore che un bel quiz di background? Ovvio. Di cosa parleremo? Parleremo di un argomento bellissimo, dell'eresia di Horus. Assolutamente. E in questo tema ci faremo delle domande. Ovviamente abbiamo pensato e studiato, sia io che Nicolas, delle domande terribili, cattivissime di background, per racconta per chi ne sa veramente di più. Un discorso interessante. O poi ovviamente faremo un piccolo discorso interessante su questi temi. Allora, facciamo così. Inizio io, come padrone di casa, mi permetterà il mio ospite. Ovviamente. Con la prima domanda di Warhammer 40.000. Caro Nicolas Astropates Sacco, ti dica, chi è Ollanius Pius? Ollanius Pius è il famoso perpetuo che durante l'assedio della Terra si sacrificò per distrarre Horus e far sì che l'imperatore potesse sferrare il colpo finale con cui riuscì a mettere a terra effettivamente il famoso primarca traditore. Vero, risposta corretta, quindi un punto all'astropate. Ed effettivamente Ollanius Pius, All Person, come è stato conosciuto all'interno, esatto, noi lo troviamo per la prima volta sul mondo di Cult. Esatto. Cioè, un personaggio interessantissimo che ha vissuto tutta la storia del mondo di Warhammer 40.000, che poi è il nostro mondo. Molto. Dov'è? Cita lui stesso grandi eventi. Lui, ad esempio, cita di aver partecipato alla prima guerra mondiale. Vero, a battaglia di Verdun, se non sbaglio. Sì, esattamente. Si incontra con un altro perpetuo. Sì. Damon Prytanis. Vero, vero. Con lui, altro perpetuo molto antico, che ha fatto altre cose molto importanti, tra cui assassinare Martin Luther King. Vedi? Così piccole cose. Ma anche Kennedy, se non sbaglio, venne ucciso un perpetuo nell'ordine di Warhammer. Questo non sono sicuro, sai. C'è un pezzo che non ricordo male, non so se è un comune di Martin. Non è esplicito, ma potrebbe esserci un riferimento. Perché uccide una persona molto importante nella Città degli Angeli. Mi sembra di aver letto. Quindi la Città degli Angeli, sì, Los Angeles. Vero.
Kennedy viene effettivamente assassinato a Los Angeles, sì, e lui si pente di aver fatto questa cosa. Sì, infatti è bello come interpreti questo atto. L'idea, sì, l'idea del perpetuo è uno dei fili rossi, un fil rouge di Warhammer 40.000. Sì, molto... A partire dall'imperatore poi chiaramente si scende di livello, ma per ricordare persone, e se non mi sbaglio, non mi ricordo chi è stato negli Argonauti. Sì, è stato negli Argonauti. Ma non Person, era un altro perpetuo. No, è stato Person. No? Person. Okay, sì, mi ricordavo John Grammaticus, però... No, John Grammaticus in realtà sì è un perpetuo, però in realtà non è così antico. Perché lui è stato reso tale da un'organizzazione chiamata Cabala, che possono creare sostanzialmente perpetui artificialmente partendo da persone normali. E quindi lui... pur essendo perpetuo, sì, resuscita, ma non è così antico. Anche perché se non sbaglio poi gliela tolgono questa abilità John Grammaticus, sì, alla fine. A causa di eventi che in realtà lui stesso causa, purtroppo perde queste abilità. Il signor Eldrad gli dice: fai attenzione, perché questa è la tua ultima vita. Che bello questa di giocare con le vite infinite. Esatto, cioè, poi game over. E mi dispiace, cioè, ho il Person, l'hanno spiso, un personaggio terribile, perché lui molto bello. Lo sa. Lo sa che andrà incontro a morte certa, sì, lo sa che affronterà Horus, che lo consumerà sotto ogni punto di vista possibile e immaginabile, perdendo la sua identità di perpetuo. Lui non risorge dopo. È molto bello perché lui, tra l'altro, inizialmente non è neanche così tanto un fan dell'imperatore. Sì, perché si schifa quando lo vede sì, per la prima volta, si schifano un po'. Quello perché, diciamo, dice quest'uomo che dice alla fine, non dico che lo paragona a se stesso, però lo considera un vanaglorioso, dice guarda come si mostra enorme e potente. Oddio, voleva conquistare l'intera umanità, l'intera galassia, quindi non è che assolutamente non aveva un sogno piccolo. Era pari al suo obiettivo, appunto. Però diceva, mentre altri tra noi perpetui diciamo che voliamo un po' più basso, guarda lui che invece che cosa sta cercando di fare. E... molto bene, dai, adesso a questo punto io ho tirato la prima stoccata, tocca a te ribattere. Certo. Qual è il nome del comandante della Conqueror, la nave ammiraglia di Andron? Allora, per rispondere subito alla domanda, perché anch'io ho studiato, il comandante della Conqueror è l'ammiraglio Lotara Sarrin. Assolutamente. Investito, un personaggio di Warhammer 40.000, Warhammer 30.000, bellissimo, è l'unico essere umano ad avere il rispetto incondizionato di Andron, ed è l'unico essere umano, correggimi se sbaglio, ad essere marchiata con la mano del sangue. Sì, ha la mano del sangue sulla sua divisa, esatto, bianca. Esatto, è l'unico... Nella legione dei divoratori di mondi, prima Warhound, poi divoratori di mondi, era il massimo onore che Angron potesse dare alla sua legione. E Lotara Sarrin è l'unico mortale che sì, riesce. Sì, lei tra l'altro essendo anche un'umana normale, nel senso non è neanche un legionario che esatto, ha un tale pregio. È una persona normalissima che è riuscita a guadagnarsi il rispetto di un primarca, tra l'altro così volubile. C'è da dire un episodio bellissimo, io lo ricordo, sul ponte della Conqueror, quando Angron si arrabbia con i suoi ufficiali che non hanno fatto una cosa che lo aveva chiesto, e Lotara Sarrin gli dice: no, tu non hai capito, sì, esatto, niente, il comandante di questa nave sono io, decido io. Ad Angron, che è notoriamente noto per essere uno di quelli belli tranquilli, concilianti. E quindi mi sembra che bello. Però lì tira la sorte, perché poi si mette in mezzo Karn, esatto, e evita, sì, diciamo che lì c'è un po' un attimo, un momento di dubbio, ma sarà ancora in un solo pezzo nella prossima scena. Però cioè, sì, un personaggio molto bello, anche quello della Legione dei Divoratori di Mondi, mi permette, uno dei miei, delle mie legioni di Space Marine preferite. Sì. Cioè, l'idea di Angron, di questo primarca, che poi è anomalo rispetto a tutti quanti gli altri, è l'unico che non conquista il mondo natale dove è stato trovato. Assolutamente, poi cioè, è molto bello come lui viva questo fatto. Perché tra l'altro in un racconto uscito abbastanza recentemente che doveva accompagnare il romanzo della serie Primarchs, cioè quelli tutti sui primarchi, è molto bello come il suo primo incontro con l'imperatore va apparentemente a creare un discorso con cui Andron dice: io sono morto qui comunque, tu tutto ciò che avrai da me sarà solo un fantasma. E l'imperatore semplicemente gli risponde che un fantasma sarà sufficiente. Sì, infatti devo essere sincero, l'imperatore è molto ingiusto con Andron. Questo viene avanti dopo, c'è una mia personale teoria. Sì. Non so se voglio divagare un attimino dal quiz. L'imperatore in realtà sapeva benissimo che il mondo natale di Andron era estremamente conveniente a un altro primarca. Che secondo me, questa cosa forse non viene ancora chiarita nei libri, era già stato trovato Robot Gilliman. Quindi che senso avrebbe avuto appoggiare una ribellione, perché di fatto quella di Angron è una ribellione, sì, in un mondo imperiale già imperializzato? Okay.
per dare la soddisfazione al figlio, anche piazzando una base operativa della legione che già non erano molto registrati vicino al capolavoro gestionale di Robot Hillman nell'impero di McRae. Quindi tu dici che secondo te era un pianeta che sarebbe stato più adatto a Gilliman, diciamo, era già nell'impero di Gilliman, era già nei 500 mondi, e quindi dici sarebbe stato più adatto che Gilliman, secondo te, non faglielo trovare distrutto prima cosa, e soprattutto non mettergli una base di una legione talmente stabile a pochissimi anni luce di distanza da McRae, perché non si spiega. E quello che dice anche interessante vedere come è quello che dice il capo della legione dei Warhound quando recuperano il Primarca, gli fa: noi eravamo lì, sì, c'erano 10.000 Marine pronti a dire ok, lui non vuol salire, vuole rimanere con i suoi compagni, scendiamo noi, sì, distruggiamo noi queste forze, ma quanti Marine ci vogliono? 20, andiamo giù e massacriamo tutti. E effettivamente era una buona cosa da considerare. Cioè, l'imperatore fa: no, decido io, prendo io, me lo porto via, creandosi un nemico. Andron lo dice: la libertà è l'unica cosa per la quale valga la pena combattere, ed è questo il motivo per cui i tiranni cadono sempre. Lui lo considera un tiranno. Per quanto lui sia un personaggio appunto instabile, spesso portato avanti dalla rabbia, è bello come in realtà un'altra cosa che lo porta avanti è la sua ricerca della libertà. Cioè, una cosa che dici, non me l'aspetto più o meno già da nessuno in Warhammer 40.000, ancor meno da un personaggio come Andron. Poi voglio dire quello di Korn, quindi sai, per cuore. Più cincio. Ah, tutto cincio. Questo non è perfetto, tranquillo. Ok, botta risposta prima parata, tocca a me rispondere. Cambiamo Primarca. Lionel Johnson, ovviamente lo conosci. Nell'universo di Warhammer 40.000 un personaggio, il Lord Cypher, porta la spada spezzata di Lionel Johnson. Certo. Ma ti chiedo, chi ha rotto la spada di Lionel Johnson? Questa è un'interessante domanda, perché per anni diciamo che si è un po' pensato, boh, chi l'ha spezzata sarà stato qualcuno durante l'ultima battaglia di Caliban. E invece il primo personaggio che spezza questa spada è Gilliman. E tanti effettivamente hanno detto, ma come Gilliman? Perché avrebbe dovuto spezzare la spada di suo fratello, tra l'altro lealista come lui. È lealista. All'epoca ancora lealista, va bene. All'epoca. Ok. No, però la spezza perché nel fattaccio dell'Imperium Secundus c'è un momento in cui loro hanno un'aspra discussione. E in questa aspra discussione in cui ci sono lui, Lionel Johnson e anche Sanguinius, in mezzo, tra l'altro, che circondano Conrad Kurz perché è a processo. Il processo era un primarca, voglio dire, ce ne vuole. Sì. Succedono casini e quindi Gilliman, per riportare l'ordine, prende letteralmente la spada di Johnson e la spezza per dire ora ci calmiamo. Ed è molto bello, dici, oddio, non mi aspettavo che un evento così misterioso in realtà fosse successo per una cosa del genere. Per mano di un buono, appunto. Se possiamo definire Gilliman buono, perché ho i miei dubbi, poi dopo di questo ne potremmo parlare. Però di un personaggio simile. Tuttavia, successivamente, se si legge un altro libro, si va avanti e in una scena ambientata post assedio della Terra si scopre che la spada è stata già riforgiata, perché teoricamente dopo che venne spezzata da Gilliman, Johnson la diede ad Olguin, che ai tempi era il capo dell'ala della morte, e gli disse: tieni, mettimela a posto, molto semplicemente. E quindi dopo l'assedio della Terra l'aveva già fatto. E quindi effettivamente dici, ok, la prima volta è stata spezzata da Gilliman, ma quindi adesso ci torna il dubbio. Chi l'ha spezzata la volta, diciamo, definitiva? Tutto. Però secondo me qualche indizio nel background potremmo anche trovarlo. Sì, possibilissimo. Cioè, si può comunque tornare a pensare che comunque durante l'ultima battaglia di Caliban sia stato magari un individuo come Luther. Anche considerando poi l'effettivo possessore, perché noi sappiamo dal background che Lord Cypher è una figura caratteristica della società interna di Caliban, cioè di quelli che sono rimasti su Caliban. È comunque una figura nella cultura di Caliban. Quindi Cypher, altro grandissimo personaggio, è caduto 000, che già voglio dire lascia un po' di... Anche se io nella lettura dei libri non lo associo al fatto che sia effettivamente un caduto, che sia passato al caos. Fino adesso non mi è sembrato. È un personaggio un po', si può dire, paragone azzardato, però un po' si può dire Abaddon.
per un certo motivo specifico, ovvero sì, ogni tanto uso il caos pur non venerandolo. Io non ho alcuna venerazione per il caos, ma ogni tanto mi può essere utile per i miei scopi. Quindi si vede che comunque ogni tanto, diciamo, sta dalla loro parte. Ok. Piccola parentesi sull'Imperium Secondum, giusto che adesso l'abbiamo nominato, che secondo me è una delle più grandi macchinazioni. Io ho detto che Illiman è in realtà un buono nominalmente, però secondo me di fatto, e lo dico nel romanzo, quello che voleva fare le scarpe dell'imperatore prima di Horus, o meglio, quello dal quale se lo aspettavano tutti, era il primarca degli Ultramarine. Sì, perché diciamo che tanti hanno magari un attimo guardato, magari non proprio con sospetto, però magari si giravano a guardare, però quei 500 mondi che li amministra solo lui, e quindi Lord sì. Protettore di McCrate, perché io sono sempre convinto di questa cosa, leggendo il background di Ultramarine. Vedere come Gilliman ottiene il potere su McCrage, che di fatto era una repubblica, sì, aveva due console, aveva un sistema di poteri diviso, dopo che Gallan uccide il padre di Gilliman, è chiaro che poi il potere gli viene offerto. E io faccio sempre questo paragone: quando l'assedio della Terra finisce, gli Ultramarine, che a questo punto sappiamo che partono tutti e tre dalla stessa posizione, gli Angeli Oscuri, gli Angeli Sanguinari e gli Ultramarine partono tutti da McCrage alla fine dell'epopea dell'Imperium Secondo. Come mai? Penso che adesso Black Library si stia mettendo una pezza su questo. Come mai? Sì, questo infatti è stato spiegato, è stato un grande dubbio. Come mai gli Angeli Sanguinari arrivano prima dell'arrivo di Horus e quindi prendono parte alla difesa del Palazzo Imperiale? Gli Angeli Oscuri arrivano tutto sommato alla fine. Sì. E gli Ultramarine, un comodo, Aeresia finita con 100.000 Marine pronti a dire sono il più forte, sono l'unico che può raccogliere i resti dell'Imperium, date il potere a me. Sì. Non lo chiedo, ma lo accetterei volentieri. È la stessa cosa che fa su McCrage alla fine. Sì, lui si presenta conquistatore alla fine con l'esercito più forte e gli viene offerto il potere. Cosa ne pensi di questa? Ma sull'Imperium, cioè vogliamo parlare dell'Imperium Secondo? Ma più o meno questa carrellata di informazioni. Beh, allora, sull'Imperium Secondo si è molto interessante effettivamente come abbiano discusso del loro arrivo, appunto, che dicevi, ma se c'è l'Imperium Secundus e partono da lì, boh. Ed effettivamente nel romanzo Ruinstorm spiegano totalmente questa faccenda, perché loro incontrano ostacoli tremendi, tra cui dover ritornare pure sul pianeta Davin, dove Horus venne corrotto. Lì è iniziato il fattaccio, infatti. E casini inimmaginabili, tra cui effettivamente riuscire a gestire la tempesta della rovina che era stata creata da Angron e da Lorgar, appunto per ostacolarli, per far sì che non potessero intervenire. Dopo essersene occupati, giungono alla conclusione che Sanguinius ha appunto avuto la visione, l'ha già avuta e l'ha già detta ai suoi fratelli, che lui andrà contro Horus e sa che morirà. Quindi i suoi due fratelli Gilliman e Johnson se ne rendono conto e capiscono che sarà lui ad andare, questo è sicuro. Però capiscono anche che la strada non è esattamente libera. E quindi Gilliman e Johnson, sotto proposta tra l'altro di Gilliman, propongono di fermarsi e occuparsi delle varie flotte o comunque vari mondi occupati dai traditori, che sono sostanzialmente sulla strada verso la Terra. Praticamente Sanguinius fa da punta di lancia per arrivare verso la Terra e loro invece si occupano di questa moltitudine di mondi attualmente conquistate. E non è la prima volta, secondo me, che Sanguinius viene un po' usato dal fratellino in blu. Sì, effettivamente. Si potrebbe, senso, io dubito sempre della bontà delle azioni del primarca degli Ultramarine, questa è una mia tara da questo punto di vista. È molto logico, cioè per quanto dici la logica è personificata da Ferrus Manus, lui è logico perché capisce magari il fine ultimo, diciamo. E quindi lui, ad esempio, nell'Imperium Secundus decide di mettere Sanguinius come imperatore, perché effettivamente capisce che lui è la figura che potrebbe essere quella di maggiore spicco da mettere davanti. Non perché Lion aveva detto stai buono lì, stai tranquillo, che gli erano rovinato un attimino i piani l'arrivo di Lion nel gioco. Quindi già si pensava di farlo da solo, questa cosa. All'inizio, non vorrei, sai, però. Non vuole. Però dice, arriveranno i miei fratelli? Dice, boh. Sì, c'è quel famoso discorso della tavolata dove ci sono 20 sì, posti in realtà. Ammetto che è una scena che mi è piaciuta veramente tanto. Del padre. Sì, 21 sedie. Poi, purtroppo Omegon sarebbe stato in piedi. Mi dispiace.
Va bene, parata di nuovo la mia domanda infida, a te rispondere. Draknaien, la famosa spada di Abaddon, esiste da prima o dopo il risveglio degli dei del caos? Draknaien, la spada di Abaddon, esiste da prima addirittura del risveglio degli dei del caos. Questo per rispondere alla domanda parata anche questa, grande astropate. Ma è bellissimo perché abbiamo nominato un personaggio, perché la spada in realtà è un personaggio. È un personaggio. Non è un'arma. È proprio un individuo, ed è l'individuo, ed è una cosa bellissima, un plauso agli autori della Black Library, è il demone che nasce la prima volta che un essere umano ne uccide un altro. E noi sappiamo qual è questo evento. Sì. Noi lo sappiamo perché ce l'hanno insegnato da piccolini. Quando Caino uccide Abele, il famoso primo omicidio della storia documentata, a questo punto, dell'umanità, nel Warp si forma un demone. Questo demone assume nome Draknaien, il distruttore di imperi, che sì, è stato coinvolto nella distruzione di tante cose. Annichilitore di imperi, sì, fine dell'impero. Che alla fine sceglie di affrontare l'anatema per eccellenza, l'imperatore del genere umano. La prima volta che noi incontriamo Draknaien è addirittura nella guerra della Webway. La guerra della rete. Molto interessante come cosa. Quando Magnus fa il fattaccio cercando di avvisare l'imperatore che il suo figlio prediletto aveva tradito, e gli rompe il giocattolo che stava costruendo sul palazzo imperiale, questo demone si infila dentro e cerca di assassinare l'imperatore. Cioè, non è il primo che ci prova, ovviamente, però capisci che se un demone, capite anche voi che ci state ascoltando, se un demone che nasce da prima degli dei del caos, che è un calibro un po' diverso, che è un dio a sé stante a questo punto, cioè non è una un'entità al servizio degli dei del caos, ma è un'entità probabilmente parallela. Sì, perché comunque esistono entità legate al... Decide di mettersi alla caccia dell'imperatore, che ridendo e scherzando quantomeno ha qualche decina di migliaia, sono di milioni di anni e lui dopo. L'imperatore è nato nell'8000 avanti Cristo. In Anatolia. Cosa bellissima di... Sì. Capite che la cosa è inquietante, l'imperatore questa cosa la sa. Draknaien, se non sbaglio, ferisce l'imperatore. Sì, lo scontro è molto epico, perché effettivamente... l'imperatore, cioè, rendono conto di non potersi uccidere, non ne sono capaci, non riescono effettivamente ad avere l'uno la meglio sull'altro. E quindi è bello che l'imperatore, effettivamente, dici, pure l'imperatore non riesce ad uccidere un'entità simile. Quindi è bello come nel loro scontro poi la cosa, anche perché poi dopo l'imperatore, appunto, non riuscendo a ucciderlo, lo esilia. Sì. Finisce, però ancora non ho capito come ci si arriva su quel punto. Ti posso offrire il mio punto di vista, certo, riguardo. Per tanti anni c'è stato l'idea che, appunto, Abaddon recuperasse la sua spada nella torre. La torre del silenzio su Uralan, che è un nome estremamente evocativo. Cioè. Esattamente. E ci viene detto che un essere dorato gliela consegna. Vero? Però è sempre stato lasciato lì, molto sul vago, non è mai stato aggiunto nulla. Sembra che qualcuno parlò addirittura di Belacor, che viaggiando tra le varie entità... Alcuni hanno addirittura osato dire, magari è l'ingannatore, perché c'è il dorato, magari... Però effettivamente non è mai stato fornito alcun indizio aggiuntivo, quindi non si poteva dire nient'altro che speculazioni. Però con questo esilio arriviamo a un essere dorato che potrebbe avergliela data. Perché vestito in aura mite, tra le altre cose. Esatto, dire. Perché Ra Endymion, che è un potentissimo custodes, uno tra le maggiori cariche dei custodes ai tempi, uno dei tre tribuni, se non sbaglio. Esattamente. E poi diventano due proprio perché il terzo. Proprio così. È fuori, cioè. Anche quello è bello come implicazione. E il povero Ra, durante praticamente la durata di tutta la guerra della rete, fa delle sedute, diciamo, con l'imperatore, perché, diciamo, ci chiacchiera, l'imperatore gli fornisce degli insegnamenti, gli spiega varie cose, e si può dire, ok, glielo sta spiegando perché è uno dei maggiori custodes, ha senso che magari gli spieghi. Qualche segretino magari. Esatto, soprattutto perché i custodes sono tra i pochi che sanno la verità su varie cose che altri non conoscono. E invece... Proprio durante questa battaglia finale della guerra della rete, Ra finisce infilzato da Draknaien, perché durante il loro scontro l'imperatore riesce a consolidarlo come forma di spada, almeno per quel momento, e lo conficca nel corpo di Ra. E Ra effettivamente non capisce, dice,
perché mi hai fatto ciò? E dice... Credo che abbia usato un linguaggio anche un po' più colorito, voglio dire, rispetto a fatto che il tuo signore prende e ti uccide con una lama di mille, però vabbè. E ci spiega, tu, Ra, sei stato preparato finora. Tutti questi discorsi che noi abbiamo avuto sono stati una preparazione a questo evento per farti capire perché è così importante ciò che dovrai fare. E quindi gli dice, ora vai, scappa, semplicemente vai via da questo luogo. E Ra ci viene lasciato così, con questo essere dorato che va in un luogo non ben definito. Ora la mia idea è che questo essere dorato, questo Ra, potrebbe essere il custode della torre del silenzio di Ura. Esattamente. E uno potrebbe effettivamente chiedersi perché un custode dovrebbe dare a Abaddon questa spada, questo essere così potente. E effettivamente anche questa risposta potrebbe arrivarci da come Draknin agisce. Perché lui è un demone che è abbastanza anomalo nel suo comportamento. Lui non ha esattamente bisogno di possedere un individuo come normalmente i demoni possiedono. Lui può semplicemente entrarti dentro il corpo e governare i tuoi movimenti. Può letteralmente possedere i movimenti del tuo corpo, senza necessariamente possederti mentalmente. E questo mi porta ad un'altra domanda che lasciamo aperta, ognuno si farà la sua opinione. Ma a questo punto, con questa grande rivelazione dell'astropate, ma è Abaddon che controlla Draknien o è Draknien che controlla Abaddon? Allora, questo per carità è un dubbio interessante. Penso che comunque sia Abaddon che ha la spada. Però effettivamente non è ancora uscito il libro. Non lo so. Magari ci sarà un plot twist gigantesco. Magari fateci sapere quello che ne pensate, magari anche sotto i commenti del video. Chi lo sa. Eventualmente. Va bene, parata anche questa. Dai. Allora, io permettetemi di fare una domanda all'astropate che non è alla sua altezza, però mi permette di intavolare un interessantissimo dibattito. Ovviamente. Quindi già mi aspetto che risponderà esattamente. Quali sono le due legioni mancanti dalle 20 legioni Sastartes? Beh, la seconda è l'undicesima, giusto per rispondere facile. Esatto. Però effettivamente è un gran bel discorso quello che si può fare da questi due numeri. Assolutamente. Perché? E soprattutto, perché non ci sono due legioni? Noi sappiamo che l'imperatore le trova tutte, bene o male. Sì, sì. E sappiamo, leggendo i vari passaggi, soprattutto nel libro Wolf's Bane, capiamo che Le Marras è stato il secondo primarca che può essere trovato dall'imperatore. Sì. Finalmente cominciava a dare anche un ordine di ritrovamento. Certo. E si lamenta nel corso del libro del fatto che non vorrebbe andare a uccidere un altro fratello. Quindi supponiamo che l'abbia già fatto in passato. Sì. Ecco, ci puoi dire qualcosina di più su questo numero mancante? Diciamo che sempre nei vari libri delle Rese di Horus ci sono stati veramente tanti indizi su chi potesse essere, quale potesse essere stata la causa, chi fossero effettivamente questi primarchi. Non solo magari il mandante, chi effettivamente ha agito, ma anche una causa che poteva essere qualcosa di genetico o un nemico particolare. E dopo anni di teorie, perché comunque la serie di Eresia di Horus esiste dal 2006 e quindi da un po' di anni si possono fare... Ci accompagna più di 12 anni a questo punto, una direi, cosa... Quindi di supposizioni se ne sono fatte. E è arrivato però un punto... ovvero l'uscita del settimo libro, il libro, diciamo, i libri neri, i libroni manuali enormi editi da Forgeworld. Nel settimo libro, che parla della caduta di Prospero, ci viene fornito un interessante indizio, ovvero ci viene esplicata questo conflitto con una razza di cui non si capisce bene il significato del loro nome. Sono i Serebbor. Questa razza creò vari conflitti con l'umanità, però non si sa esattamente come fossero fatti, come agissero. C'è stata un'interpretazione del nome, perché Vor comunque vuol dire, cioè si può dire carnivoro, erbivoro. Vor può richiamare il fatto che si nutrano di qualcosa. E si può quindi analizzare la parte di parola che viene prima, cerebro, che ci richiama cerebro. I mangiacervelli, c'era un vecchissimo background di Warhammer 40.000. Allora, penso tu stia
pensando agli schiavisti. Sì? E in quel caso no, perché gli schiavisti sono comunque riconosciuti come un'altra razza. Ah, ok, non sono una, sì, un sottoprodotto, no, 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 di questa. Sono comunque, sapevano cosa fossero, okay, gli schiavisti. In questo caso questi Serebor agiscono, cioè pur non avendo grossi indizi, ci viene detto che ci furono grosse perdite anche a livello di legioni, ma proprio vennero perse legioni. Beh, al posto di dirci vennero persi i reggimenti, non ci vengono detti vennero persi i legionari. Legioni? Vennero perse delle legioni. E quindi si è iniziato a pensare che questi Serebor abbiano agito sulle menti di questi legionari e le abbiano o manipolate o letteralmente appunto mangiate, distrutte, eliminando praticamente non necessariamente tutte e due, però almeno una delle legioni. Ed è interessante come ci sia poi una conseguenza a questo conflitto, perché anche qui non ci viene detto in modo esplicito, però ci viene detto che Lehman Russ e Lionel Johnson come fossero loro gli unici capaci di fare ciò che andava fatto. Ah, quindi aprono un plot twist che anche Lionel Johnson ha la sua quota di uccisioni. Sì. A quanto pare, magari poi non si sa come abbiano agito, nel senso nello specifico, però effettivamente ci ho detto, magari ciò che andava fatto doveva essere eliminare le uniche rimanenze di queste legioni e soprattutto, alla luce di questa razza che potrebbe aver agito contro di loro, lo hanno fatto magari per pietà e non magari semplicemente perché, boh, li ammazziamo così a caso. Un discorso di non potendoli recuperare, hanno preferito. Esattamente. Un po' come fa Corvus Corax alla fine, quando accelera il processo di produzione, si chiude dentro e... Proprio così. Penso sia... Quindi l'imperatore abbia mandato. Invece a me piace pensare, è un bellissimo... Cioè, la tua probabilmente è quella più accreditata, più fondata come spiegazione. A me piaceva pensare che invece un primarca effettivamente avesse detto no all'imperatore. È comunque possibilissimo, perché... io ti ho parlato delle legioni, poi i primarchi non si sa, magari un primarca è possibilissimo che sia comunque rimasto opposto alla visione dell'imperatore. Ecco, mi piace pensare un Angron 2.0, uno che ha detto no, ma che l'imperatore ha detto vabbè, magari prima, poi con Angron maturerà la decisione di portarselo via di forza, ma nel momento in cui gli dice no, non voglio unirmi a te, tu sei un tiranno, anche abbastanza psicolabile se vogliamo, l'imperatore aveva un po' di problemi particolari, e l'imperatore ha detto vabbè, non è così, ti sguinzaglio contro le Marras. Magari non ha impegnato Horus. Indubbiamente i due hanno conosciuto gli altri, perché questo si sa, perché Lorgar esprime affetto per tutti e due. Quindi Lorgar si sa che sono stati conosciuti, almeno da quelli presenti, non erano ancora stati ritrovati tutti. Però comunque sono stati conosciuti dagli altri, quindi c'è stata occasione comunque di confrontarsi. Sì, effettivamente comunque... tutti esprimono cordoglio sul fatto che sì, non ci siano più. Assolutamente, quindi è comunque possibile che l'evento sia accaduto magari in un secondo momento, che ci sia stata, non dico necessariamente proprio una ribellione, perché magari la ribellione di Horus non avrebbe causato così tanto scalpore. Però magari un'opposizione magari diciamo un po' agli ideali è possibile in un certo, su un certo livello. Molto bene. Vabbè, io le mie cartucce le ho sparate, vediamo Nicolas come risponde. La mia terza domanda è: quale fu la vera causa che attirò i tiranidi nella nostra galassia? Ah, è vero, è una bellissima domanda questa. Allora, sempre per rispondere, perché è un evento che mi ha colpito anche nel leggendolo nell'eresia, infatti questa cosa avviene nel Warhammer 30.000. Sul mondo di Sota, che è uno dei mondi che sono vicini relativamente a Ultramar, viene trovato un artefatto, sì, un meccanismo di non meglio definita origine. Alla fine di determinati eventi, questo meccanismo, che poi si rivela essere una copia in misura minore dell'Astronomican, emette un picco di energia enorme nello spazio che si vede in tutta la galassia. Questa cosa poteva passare tranquillamente inosservata, se non che nell'ultima pagina del libro, che mi ha lasciato veramente senza parole, c'è una descrizione di un'entità che vive al di là dello spazio, dove sta languendo in attesa di segnali, che vede questo puff, questa lucina accendersi lontanissima. Immediatamente, non viene nominata la chi vede questa cosa, immediatamente miliardi di miliardi di miliardi di occhi
si voltano nella stessa direzione e questo enorme organismo si avvia piano piano verso la direzione dove proveniva questa luce, con l'idea lì c'è vita e dove c'è vita io vado a mangiarla. Non viene mai detto, non viene mai espresso, sono i tirannidi. Anche cioè, perché il picco di energia non è solo energia, è energia psichica, ovvero esattamente ciò che attira i tirannidi. Esatto, cioè noi scopriamo per un evento che poteva passare inosservato fondamentalmente, guardava dall'altra parte, poteva guardare passare inosservato, esatto. Ma che in realtà i tirannidi, quindi principale nemico, se vogliamo, quello che potrebbe effettivamente mettere la parola fine tra i candidati, ce l'abbiamo chiamato noi, sì, alle altre cose, sì, per salvarci in quel momento, esatto. Ma purtroppo abbiamo combinato un casino e non lo sapevano i protagonisti, non lo sapevano e credo che non lo sappiano tuttora, no, perché non so chi è rimasto vivo, no, di quelli, no, che erano lì, cioè, è impossibile che arrivino a pensare che sia stato quello, cioè non hanno alcuna cosa che glielo possa confermare. Però la cosa bella del background di Warhammer 40.000 è che lo sappiamo noi, cioè chi lo vede da un punto di vista esterno, perdonatemi il gioco forse un po' complesso, sa che la causa remota di questa invasione e questo faro, questo Astronomicon, questo... È stato molto bello. Anche lì ci sarebbe da discutere sull'origine, sì, del Pharos. Potrebbe essere qualcosa legato agli antichi? Guarda, no, ti dico un forse, ti dico sì. Ok, abbiamo la conferma loro ufficiale da fonti accreditate, quindi... Perché la risposta ti viene abbastanza dal meccanismo, dal perché, come funziona il Pharos. Nel romanzo in Imperium Secundus, I Remember the Empire. Sì. Ecco, ci viene detto quale sia il meccanismo che alimenta il Pharos ed è l'empatia. Okay. L'empatia, il pensiero, diciamo, il bisogno, magari anche nel confronto di altri, aziona il Pharos e lo aziona sotto forma di trasporto da punto A a punto B. Che è il motivo per il quale Pollux non viene squartato da Corrad Kurz, cioè, esattamente. Perché Dantiox, sì, l'altro grandissimo personaggio, uno dei pochi guerrieri di ferro che ha la mia stima, sì, sì. Li ho paragonati una volta in una recensione a Legolas e Gimli, che hanno quel tipo di rapporto, molto, cioè, sono agli opposti, però si rispettano. È un paragone perfetto, direi. Dire che si vogliono bene è forse esagerato, però mi sembra che poi alla fine uno dei due lo dice all'altro. Sì, sì, sì. Che ha avuto bene come un fratello. Assolutamente. E questa cosa, appunto, che se lo chiama indietro è un meccanismo molto particolare. Ma perché dici che sia legato proprio agli antichi? Perché se noi guardiamo un altro strumento esistente nel background di Warhammer 40.000, ossia l'arma di Thrazin, tra tutti i suoi vari oggetti, la sua arma è un'arma che funziona a empatia e si dice provenire dagli antichi. Ah, quindi si fa questa associazione. Esatto. Purca. Ricordiamo che una cosa che per esempio io ho scoperto l'altro giorno confrontandomi con questi mostri sacri del background, con Angelo Di Chello, che forse ci raggiungerà magari in una delle prossime, sì, discussioni background di BG, gli antichi scappavano dai tirannidi? Diciamo che è possibile che ci sia stato comunque un collegamento anche con questa razza. Questo è comunque background che non è mai stato sviluppato, non dico bene, però ovviamente nel senso fa parte di quella parte oscura, di quella zona grigia dove, esatto, effettivamente è più interessante andare a parlare, sì, perché sono le speculazioni, esattamente, ovviamente, che è la cosa, esattamente, più bella. Sono grandi teorie e diciamo che uno anche può pensare perché hanno creato il Pharos, perché si sa che inizialmente loro utilizzassero esclusivamente il Warp. Beh, poi sono arrivati a creare altro. Inizialmente usavano il Warp e hanno creato i cancelli Warp, che sono cose che attualmente ogni tanto nel 40k vengono usate, perché come solito Imperium troviamo qualcosa lì in mezzo alla galassia, boh, magari sappiamo accenderlo. E quindi i cancelli Warp, che sono un po' i classici cose portali iperspaziali, ci facciamo passare in mezzo alle navi e andiamo nel Warp. Successivamente gli antichi pensarono a degli oggetti, comunque meccanismi, per non doverlo più usare, che era sostanzialmente anche l'obiettivo dell'imperatore. Anche perché credo che sapessero anche loro quello che c'era dentro il warp. Infatti, quindi è un po' molto simpatico. Prima di creare la rete c'è stato qualcos'altro in mezzo. Ah, quindi il Pharos sarebbe l'intermezzo tra il viaggio warp e la tecnologia perché della. Perché effettivamente della il Pharos, noi lo diciamo il Pharos perché l'umanità ne ha trovato uno, ma è un Pharos. C'è un intero sistema di Pharos nella galassia. Okay. E quindi effettivamente il Pharos costituiva un sistema di trasporto molto veloce che non stava utilizzando il warp.
ma utilizzava l'empatia per spostarsi nella galassia. Successivamente ci fu un'ulteriore evoluzione, venne creato l'intero sistema della rete. E quello fu il credo che sia più sicuro, voglio dire, come sì, assolutamente. È un'intera dimensione alternativa. Molto bene. Beh, diciamo che questo giro di domande, diciamo che ha lasciato il mio onore intatto, perché chiudiamo sì, con un onestissimo pareggio. Ringraziamo Nicolas per la grandissima disponibilità e per il pozzo di scienza che è, perché sicuramente è sempre un piacere apprendere notizie di background, spero che anche voi ne abbiate approfittato. Se volete ulteriori informazioni, c'è tutta una bibliografia della Black Library, giusto, possiamo consigliare sulle Eresie di Horus, tipo che siamo arrivati al 153 di libro, una cosa... Eresie di Horus siamo al 54, ecco, però non è finita, ora c'è l'assedio. Da leggere ne avete, anche perché si è aperto l'ultimo capitolo, sì. Finalmente ci siamo arrivati al confronto finale che aspettiamo da un sacco di anni. Grande attesa. Se questo video vi è piaciuto, come al solito, fatecelo sapere nei commenti, mettete mi piace alla pagina dell'Astropate, ovviamente, e seguiteci sul nostro canale, attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sugli ultimi video e insomma fateci sapere cosa ne pensate. Dal Modena Play è tutto, Alessandro Paesiello, Nicolas l'Astropate, alla prossima puntata, ciao ciao. Siamo modellisti galattici, sempre qui con te.